destra. È partito il collegamento telefonico, quindi vediamo di ripristinarlo immediatamente, perché tanto ci mettono per arrivare qui in curva le di nozze quando saranno alla nostra portata visiva, se riusciamo a vederli, perché abbiamo questo teleobiettivo di Ready Life che occupa tre quarti di argine. Non prende il telefonino, purtroppo è entrato in zona d'ombra. Va bene, hai riprovato? Attendiamo di vedere i nostri ragazzi qui sulla curva dopo il ponte San Francesco. Niente, va via la linea, peccato, perché questo fatto di non vedere e sapere già le posizioni degli atleti era una cosa che faceva sicuramente piacere ai vari rioni, che così vivevano più a lungo la gara. E in avanti San Nicola, siamo rientrati. Poi Porta Ringo con Augusto Dorazzi. Quindi... No, San Nicola, Porta Romana e Porta Ringo in terza posizione con Dorazzi. Allora, mi confermano Roberto Piccioni in avanti con San Nicola. Poi Porta Romana con Kirchner. No, è andato in seconda posizione Porta Ringo. Porta è passato in seconda posizione, terza Porta Romana. Eccoli però. Quindi possiamo fare meno del nostro gancio. E Piccioni con una palata straordinaria che avrebbe messo in difficoltà sicuramente anche il Pasetti. Guardate come Baliscio sembra che stia sull'olio. Dietro abbiamo Porta Arrigo con Giovazzi e poi terzo posto Mirichella. In quarta posizione abbiamo Francesco Pasenti. Bolognini, Andrea Bolognini in quarta posizione. La grinta dipinta sul volto di Roberto Piccioni per San Nicola e la voglia di Tarzan di recuperare questo ghiaccio. Chirichella è rimasto un po' sorpreso da questa partenza di Roberto Piccioni e ne sta approfittando Andrea Bolognini, che sta recuperando su Chirichella. Il quinto posto è per Porta Cinzia con il pompiere Giovanni Pasecchi. Ed ecco il passaggio di Cristian Arboati, il numero 8. Ecco Piccioni che dopo un intoppo riesce a uscire dal ponte, ma gli è sopra Tarzan. Tarzan e gli ali costole. Da lì bisogna uscire. Ecco che lo fa Piccioni. E adesso si andrà verso l'altra parte del ponte, dove c'è una corrente di cipriani che quasi blocca le dinozze. Ragazzi, qui mi sa che si va allo sprint finale. Piccioni riesce a uscire dal muro e quindi ha un gran vantaggio in questo senso. Per San Nicola Piccioni è uscito dal muro e adesso va avanti, deciso, punta l'arrivo per San Nicola Piccioni. Attualmente in seconda posizione Tarzan, terzo Chirichella per Porta Romana e poi Campolagano con Andrea Bolognini. Inseguito che vince Porta Ringo
Il capo leone di Porta Rico dice che con questo secondo posto Porta Rico ha vinto il titolo, ma è del tutto ufficioso.